Nino Mannoia. Stiamo trattando adesso il processo nei confronti di Bagarella Leo Luca, che è imputato dell'omicidio del vicequestore Boris Giuliano, avvenuto il 21 luglio del 1979. Lei è stato indicato per l'esame dal pubblico ministero, quindi sarà lui per primo che le rivolgerà le domande. Lei, come al solito, ha la facoltà di rispondere o di non rispondere. No, intendo rispondere. Il suo difensore è l'avvocato che precedentemente nell'altro processo l'ha assistita, che si chiama, mi è sfuggito il nome, chiedo scusa. Foresti. Dopodiché il pubblico ministero si può accomodare. Io ho fatto parte dell'associazione Cosa Nostra sin dal nei primi del 75. Lei ha commesso dei reati per in nome e per conto di questa organizzazione criminale? Sì, molti reati. Si è accusato di questi reati? Negli ultimi tempi, da qualche anno. Può spiegare brevemente alla Corte questa sua collaborazione, come si è sviluppata? Io decise di collaborare nell'89, settembre-ottobre 89, e mise a disposizione la mia conoscenza dell'organizzazione e alcuni fatti da me commessi, in particolar modo il traffico degli stupefacenti, l'aver fatto parte dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, di aver avuto porto da detenzione di armi, ma no, in quel periodo non dissi delle responsabilità di sangue in quale io ero coinvolto, ma lasciai una traccia alla buon'anima del dottor Falcone, che era chiaramente leggibile il fatto che avevo commesso dei crimini molto grave, di quale dovevo vergognarmi, che sicuramente avrei rivelato. Ho capito. Tutto ciò accadde a distanza di alcuni anni, in una circostanza negli Stati Uniti, ma il quale io feci presente questa volontà di dire tutto quello che fino a quel momento non avevo detto. Senta Mannoia, va bene, quindi questa come premessa, poi non mi dilungo nelle premesse sia perché... No, volevo anche precisare questo, che i racconti da me fatti al dottor Falcone sulle episodi di sangue il quale io ero coinvolto, voglio far presente che non ho mai chiamato una persona che non sia stata responsabile di quei fatti. Ho solo, manca solamente il mio nome in quegli episodi da me commessi, ma i fatti e le circostanze e la realtà è identica a quella di adesso, e mai ho chiamato una persona in causa innocente. Va bene. Per passare più allo specifico di questo processo, ci può dire... in cui noi, come ha detto poc'anzi il Presidente, trattiamo dell'omicidio del dottor Boris Giuliano avvenuto il 21 luglio 1979. Ci può dire innanzitutto lei in quella data, più o meno in quel periodo, cioè nel luglio 79, se era a Palermo e se era in stato di libertà? Sì, io ero a Palermo, ma comunque ero latitante. Anche durante la latitanza lei aveva contatti con gli altri componenti dell'organizzazione, quantomeno con quelli della sua stessa famiglia? Sì, ero una latitanza simbolica. Io, specie in quel periodo, era il boom del traffico della droga, io raffinavo eroina, ecco, allo stesso tempo commettevo anche dei delitti. Come la raffinava questa eroina? In diversi laboratori. Laboratori, diciamo, occasionali, volanti, accezzati al momento. In via Pecorito, in Giraldi, no? No, in quella situazione non c'entro io. Io trasformavo la morfina base in eroina, quindi era un ciclo di lavoro, laboratorio. Io in compagnia di Vermengo
attrezzavamo dei locali per raffinare eroina per conto del Bontade e anche di altri, dopodiché smontavamo tutto e diciamo occultavamo le attrezzature, il materiale che necessitano per fare quella trasformazione, ma a volte ci spostavamo in altri posti, poteva essere uno scantinato, poteva essere una stalla, poteva essere un villino, erano laboratori diciamo attrezzati al momento. Quindi tornando a quest'estate 1979, lei ha detto che la sua era una latitanza simbolica, vuole spiegare alla Corte simbolica in che senso? Simbolica nel senso che io ero ricercato dalle forze dell'ordine, ma io ero provvisto di documenti falsi, avevo macchina, proprio in quel periodo mi comprai una Ferrari, non è che andassi a passeggiare nelle strade di Palermo, ma ero in possesso di una Ferrari. Andavo in locale pubblico, facevo traffici. Ho capito. In questo senso intendo la latitanza. Senta, ci può dire allora, per tornare proprio allo specifico di questo processo, quali sono le notizie che lei ha preso all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra in ordine all'omicidio del dottore Giuliano? Cominciamo innanzitutto dalle motivazioni di questo omicidio, dalle causali. Ecco, io posso riferire quello che ho appreso direttamente da Bontade e dai componenti, da alcuni componenti della mia famiglia. Il Boris Giuliano, c'è da precisare che era un validissimo poliziotto ed era una persona veramente in gamba nel perseguire una pista, un indizio, una qualcosa, ed era una persona diciamo molto, molto valida. È molto temuta dalle organizzazioni, appunto per la sua esperienza e per la sua qualità di, diciamo, di poliziotto. Il motivo nasce da prima, dal ritrovamento dei 4 kg, se non ricordo male, di eroina trovata in via Pecori Girardi, che era di pertinenza a quella casa di Nino Marchese, che è cognato di Luca Bagarella. Ecco, dopo questo rinvenimento di questa eroina che fu attribuita al Marchese e anche al Bagarella, fu sequestrata sempre da parte del dottor Boris Giuliano, furono sequestrati $500,000 all'aeroporto di Punta Arenas. Va precisato che quei dollari erano di pertinenza, si appartenevano a Bontade, quindi il mio rappresentante, e a Salvatore Inserillo. Erano provento di eroina raffinata da me, spedita negli USA e quindi parte del pagamento che rientrava in Italia. E anche quella partita, la partita di denaro sequestrato, il dottor Boris Giuliano tendeva ad attribuirlo anche a questo gruppo, diciamo, dei colleonesi, a Luca Bagarella e ad altri. Nel contempo il dottor Giuliano faceva anche delle grosse indagini su alcuni esponenti di Altofonte. Era una persona che dava molto fastidio nell'ambiente di Cosa Nostra, in special modo a questo gruppo di Bagarella, Altofonte e Colleonese. La loro lamentela era quella che, nonostante Bontade e Inserillo fossero i più grossi trafficanti di eroina in quel periodo, il dottor Giuliano volesse attribuire a Bagarella e ad altri la responsabilità di quei soldi, di quel grosso traffico di eroina che in quel periodo si faceva. Da lì scaturì la vendetta nei confronti del dottor Giuliano. Quindi, se non ho capito male, tra i chili di eroina di via Pecori Giraldi e comunque l'attività di trafficante di stupefacenti di Bagarella e il ritrovamento della valigia di dollari non c'è alcun rapporto, giusto? No. Ho capito. Perché sono appunto due fatti episodi di pertinenza, diciamo, di due famiglie, di due gruppi di mafia, sì, diversi.
mentre da un punto di vista delle alleanze interne a Cosa Nostra, tra la famiglia di Altofonte e la famiglia di Corleone, quindi e Luca Bagarella, vi era una, per così dire, un'alleanza, diciamo una vicinanza, una alleanza all'interno dei giochi di Cosa Nostra, chiedo. Sì, erano molto, molto intimi, da sempre si può dire. La famiglia di Altofonte, che all'epoca il rappresentante era Andrea De Callo, era molto molto intimo al gruppo dei Colonese. Ho capito. Senta, invece, passando un attimo alla, per quanto riguarda gli esecutori materiali di questo delitto, quali sono le conoscenze che lei ha appreso all'interno di Cosa Nostra? Io ho appreso sempre all'interno della mia famiglia, direttamente dagli intimi di quella famiglia, da Bontade, e da Salvatore Federico, da Emanuele D'Agostino, persone che facevamo parte direttamente a Bontade, perché eravamo diretti nei rapporti con Bontade, non dovevamo passare né da Capodicina né da altri graduati. Appresi che... Sì, le spiego questo meccanismo. E nella famiglia di Stefano Bontade, al quale io appartenevo, io ero un soldato semplice, ma vi era una differenza, che i soldati semplici devono passare dal capodecina, comunque il capodecina poi deve passare anche dal sottocapo o dal consigliere o direttamente dal rappresentante, mentre noi come soldati semplici, che eravamo una decina alle dirette dipendenze di Bontade, non dovevamo dare conto e ragione a nessuno, non dovevamo passare da nessun graduato, ma eravamo in stretto contatto solo ed esclusivamente con Bontade e Stefano, che era il rappresentante. Quindi c'era un rapporto diretto. Fra queste persone vi era anche Contorno. Ero io, Salvatore Contorno, Pietro Vernengo, Giovan Battista Pullarà, Emanuele D'Agostino, Stefano Giaconia, Girolamo Teresi, Giovanni Bontade, fratello di Stefano, perché in una famiglia due fratelli o due consanguini non possono avere cariche tutte e due. Quindi Bontade era il rappresentante, il fratello era soldato, ma alle sue dirette dipendenze. Salvatore Federico, Gaetano Grado e Antonino Grado. E tornando appunto a quanto lei ha appreso in ordine agli esecutori materiali. Sì. Io appresi che materialmente a commettere l'omicidio era stato Luca Bagarella, ma che in compagnia di Pino Greco Scattuzzedda e di Pietro Marchese. Io appresi inoltre poi che fu avvicinato il proprietario, comunque gestore del bar dove era stato ucciso il dottor Giuliano, per evitare in futuro che possa dare delle descrizioni riguardanti l'esecutore materiale. Mi ricordo che il gestore del bar, o il proprietario, era parente di Vito Siragusa. Vito Siragusa non è un uomo d'onore, ma era molto vicino all'organizzazione e che stava molto bene con Salvatore Cucuzza. E credo che proprio Cucuzza avvicinò il Vito Siragusa per fare presa sul suo cugino, per non dare, diciamo, particolari che potessero in qualche modo mettere in pericolo il killer che aveva sparato. Sì, ma ci deve dire che Cucuzza... Ecco, Cucuzza è un uomo d'onore della famiglia di Portanuova, della famiglia di Pippo Calò. Quando dice Cucuzza si riferisce a Salvatore Cucuzza? Sì, certamente, Salvatore Cucuzza. Senta, tornando un attimo alla fonte delle sue notizie, ci può dire se si ricorda chi sono stati, cioè quali uomini d'onore le hanno riferito della partecipazione di Bagarella all'omicidio Giuliano? Ecco, io da prima l'ho presa direttamente, come ho detto, all'interno della mia famiglia, da Bontade, da Federico, da Emanuele D'Agostino, ma poi questa cosa è diventata un po' notoria. Non era tanto celata nell'ambiente di Cosa Nostra, e se non ricordo male io ero molto intimo con Pino Greco Scarpuzzedda, se non ricordo male parlai anche con lui di questo fatto. Voi con chi?
Pino Greco Scarpuzzetto. Senta, tornando un po' all'imputato, cioè a Bagarella, ci può dire all'interno di Cosa Nostra qual era il ruolo di Bagarella, qual era anche la figura di Bagarella, per come lei l'ha personalmente conosciuto? Io l'ho conosciuta innanzitutto verso il 75-76. Ci vedevamo alcune volte, lui se la faceva alla vocceria, in un negozio di formaggi di un uomo d'onore della famiglia che apparteneva a Pippo Calò, comunque nel mandamento, apparteneva al mandamento Calò, Gaetano Calista. Ci frequentavamo spesso lì. Lui era un uomo d'onore, era un soldato, non aveva carica, Luca Bagarella, ma era una persona molto valida e spietata, come del resto quasi tutti i componenti della famiglia di Colleone. Poi l'ho conosciuto, siamo stati per moltissimi anni in carcere, l'ho conosciuto, e siamo stati molti anni in carcere assieme, anche se saltuariamente. Lo conosco molto bene, è una persona molto valida e molto irruente. Senta, mi vuole specificare alla Corte, quando lei dice una persona molto valida, in pratica cosa significa? Cioè valida da che punto di vista? Parlo sempre come uomo d'onore all'interno di Cosa Nostra, ovviamente. La validità in seno a Cosa Nostra sta a significare la bravura, la personalità dell'uomo e la capacità di commettere delitti e non avere diciamo, nessun problema ad agire, comunque ad essere una persona molto, molto in gamba, soprattutto a commettere omicidi. Ecco, il valido si intende in questo. Una validità certamente negativa, ma comunque in seno a Cosa Nostra valido significa che ha screzzo del pericolo, che è una persona molto in gamba a commettere omicidi. Ho capito, io ho finito, Presidente. Senta, poco fa quando il pubblico ministero le ha chiesto come aveva preso queste notizie sulla uccisione del dottore Giuliano, ha parlato di persone della famiglia, della sua famiglia, ma non ha nominato Stefano Bontade. Sì, ho detto nell'ambito della nostra famiglia, tra Stefano Bontade e gli altri. Ha indicato il nome, non ha parlato di Stefano Bontade, che era, secondo me, quello che avrebbe dovuto saperne di più. Mi scuso se non l'ho indicato, credevo di averlo indicato. Va preso anche da Stefano Bontade, soprattutto da Bontade, perché Bontade era il mio rappresentante. Che significa il suo rappresentante? Rappresentante. So, mi deve scusare se faccio domande che sembrano scontate. Prego, io lo so Presidente. Che cosa significa rappresentante, ma non può rimanere in aria così. È giusto. Cioè, Stefano Bontade era il mio capo, in poche parole. Rappresentante significa colui che rappresenta quegli uomini che sono alle sue dipendenze. Ma li rappresenta presso chi? Li rappresenta all'interno della famiglia e all'esterno della famiglia. E all'esterno famiglia. Dove? Con chi? In quali altri rapporti? Sempre lui rappresenta Cosa Nostra. Prego. Lui rappresenta il rappresentante. Il capomandamento, no? No, il rappresentante si può distinguere in tante maniere. Cioè, il rappresentante che è il capo di una famiglia. Sì. Poi vi è il capomandamento che è capo di una famiglia e responsabile di altre famiglie limitrofe. Stefano Bontade era capomandamento. Stefano Bontade era rappresentante e capomandamento e membro della commissione. Membro della commissione. Quindi aveva diverse qualifiche. Ecco, rappresentante significa rappresentare quella famiglia che lui ha la giurisdizione. Sì, quindi le notizie che lei riceveva su questo episodio attraverso Stefano Bontade erano notizie che provenivano da una persona che era una persona più qualificata degli altri a conoscere queste perché circostanze. Perché Bontade non era il semplice rappresentante o capofamiglia, come si vuol dire. Bontade era rappresentante, capomandamento e membro della commissione. È membro della commissione. Quindi era il più in alto in grado, nel senso della struttura. Ci spieghi che cos'è questa commissione? La commissione è un organo decisionale che regge e controlla l'intera struttura dell'organizzazione di Cosa Nostra. È l'organo che decide fatti eccellenti, è l'organo
che decide situazioni importanti di appalti o di altra natura, è un governo al di sopra della struttura che regolarizza e che giudica anche i componenti delle famiglie e che hanno il potere di muovere l'eventuale rappresentante che abbia commesso qualche errore, sostituirlo con un altro rappresentante. Ecco, è diciamo, l'organo giurisdizionale, diciamo, giuridico giustizionale della struttura. E di questa commissione faceva parte anche Stefano Bontate. Stefano Bontate. Ecco, e l'omicidio del dottore Boris Giuliani era un omicidio che poteva essere deciso da chiunque? No, era un omicidio che doveva essere deliberato in commissione, perché rientra in quegli omicidi che hanno un'importanza fondamentale e anche una risonanza di opinione pubblica. Quindi quando si tratta di un omicidio di un agente, di un omicidio di un membro, che so, un magistrato, un giornalista o qualcosa che sia di una certa risonanza pubblica, certamente deve essere deliberato dalla Commissione. Non è un omicidio di un malavitoso o di un uomo qualunque, nel senso che non dà tanta risonanza all'opinione pubblica. Ma perché la risonanza era da evitare, ecco, oppure... Perché la risonanza dà fastidio alla struttura, perché vi è una reazione dello Stato e certamente Cosa Nostra deve valutare i pro e i contro delle reazioni che possono scatenare. Avvocato Tommaso, la parte civile, chiedo scusa. Dell'AIRA, la parte civile per il Ministero dell'Interno. Due domande brevissime a chiarimento. La prima. Signor Manoia ha parlato della presenza nel gruppo di fuoco che uccise il compianto dottor Giuliano di Bagarella, Scarpuzzetta e Marchese. Può specificare se si tratta di Marchese Pietro o Marchese Antonino? No, Marchese Pietro. Quello che è stato assassinato all'interno del carcere dell'Uccello. Sì, una seconda domanda. Lei ha detto di essere stato molto vicino e molto amico di Greco Giuseppe Scarpuzzetta. Sì. Si ricorda se prima del, non è detto che possa ricordarlo, se prima dell'aprile del 79 il Greco Giuseppe era già indagato o comunque ricercato dalla polizia, o se per caso non fu proprio il rapporto del dottor Giuliano a consentirne la identificazione come soggetto interessato ai traffici di cui si parlava? Io non posso essere sicuro, ma ricordo che vi era qualcosa da parte delle investigazioni del dottor Giuliani che investivano sicuramente Pietro Marchese e, se non ricordo male, anche Pino Greco. Comunque Pino Greco era latitante, questo lo ricordo latitante. Esattamente. Era già latitante, va bene, grazie. Avvocato Miglio. Grazie signor Presidente. Avvocato Miglio, parte civile per i prossimi congiunti del dottor Giuliano. Io volevo chiederle, signor Marino Mannoia, lei ha parlato di minacce nei confronti di Siracusa Giovanni, il proprietario del bar. Lei sa dirmi in che cosa sono consistite queste minacce? No, per dire il vero non sono state minacce. È stato avvicinato, ecco, dal cugino o comunque, sì, parente Vito Siracusa, ma certamente non minacciandolo. Io non ero presente ai fatti, io ho solo saputo che il proprietario, il gestore del bar Lux, sì, era parente di Vito Siracusa, e Vito Siracusa era stato avvicinato per tramite di Salvatore Cucuzza per fare, diciamo, intervento sul suo cugino, per dire che eventualmente ci siano altre situazioni di interrogatorio, comunque per lui dare delle particolari sulla persona che aveva commesso l'omicidio, di astenersi da dare chiarimenti utili. Ecco, in questi termini, non minacce certamente. Sì. Quindi lei ha conoscenza se è stato recapitato, è stato fatto trovare nel locale di Siracusa Giovanni un biglietto con frasi intimidatorie?
No, non lo so. Non è a conoscenza. Il Siracusa Vito era un mafioso, era un vicino alla mafia? Sì, era molto, molto vicino a Cosa Nostra, ma comunque non era uomo d'onore a quell'epoca. Non era uomo d'onore, esattamente, ma era sospettato di essere mafioso. Sì, lui trafficava in droga, era molto intimo con me e con tanti altri, io lo conosco da moltissimo tempo. Bene, ho dato anche dell'eroina a lui, ma non era ancora un uomo d'onore. Era vicinissimo a Pino Greco Scarpa, era vicinissimo a tante persone dell'ambiente di Cosa Nostra. Lei è a conoscenza se tra Siracusa Vito e Siracusa Giovanni ci fosse parentela con Mutolo Gaspare? No, non lo so questo. Non lo sa. Dunque, le volevo chiedere ancora se le risulta che Bontà De Stefano era a conoscenza del delitto, che sarebbe stato commesso quell'omicidio del dottor Boris Giuliano. A me mi risulta che Bontà è stato a conoscenza successivamente dopo e non prima. E non prima. E sì. Comunque non aveva visto di buon esito questa decisione. Sì. Senta, lei ha dichiarato. Amico, mi scusi se. Scusi. No, prego, per completare. Mi dispiace che devo intervenire perché mi sembra un po' incompleta. Certo. Cioè, noi abbiamo fatto, lei ha fatto anche il seguente ragionamento. Sì. L'omicidio del dottore Boris Giuliano doveva essere decretato dalla commissione. Stefano Bontade faceva parte della commissione. Ora invece ci dice che Stefano Bontade ne è venuto a conoscenza dopo. Esatto. Come va sta faccenda? Esatto, signor Presidente. Perché siamo in un'epoca, in un periodo che vi è una situazione all'interno della struttura, una situazione compromettente, nel senso che si fa un gioco politico, si tende a mettere a Bontà in minoranza o comunque a metterlo con le spalle al muro, non informandolo previamente di alcuni fatti che la Commissione o comunque parte della Commissione avrebbero deliberato, come in precedenza era successo per l'omicidio del capitano Russo, così vale anche per Boris Giuliano, e che giustificavano questa situazione come una cosa che era venuta un'improvvisazione di questa situazione, la natura del poliziotto che rompe, ma erano giustificazioni che non potevano certamente reggere a quella che era le regole della Commissione, ma tutto era mirato, diciamo, a mettere Bontà un po' fuori gioco. Questo era un periodo particolare, che precede la guerra, anche se poi c'è stata una pacificazione, ci sono state le elezioni nei primi dell'80, Stefano Bontà è stato eletto a pieni voti, c'è stata una specie di pacificazione, ma da lì a poco, poi nell'81, succede questa situazione. Avvocato mio. Sì, e quindi sostanzialmente mi pare di capire che Stefano Bontade fosse l'ala minoritaria perdente di Cosa Nostra. Ha voluto dire questo? No, perdente. Bontade ha delle origini molto storiche e Bontade è un uomo molto in gamba, molto valido, però un uomo solo è sempre un uomo solo. Lui aveva anche lui i suoi alleati come Totò Inserillo, come Gigino Pizzuto ed altri. Ma il strapotere di Salvatore Reina, che aveva messo a capo commissione Michele Greco, che era in fin dei conti un fantoccio nelle mani di Totò Reina, Pippo Calò, che era intimo con Totò Reina, anche Rosario Riccobono in quel periodo si era schierato con i Colleonesi, Bernardo Brusca, molte di queste persone facenti parte alla commissione erano tutti, diciamo, d'accordo a mettere in minoranza Bontade, e Bontade non poteva altro che prendere atto di questa evidenza, cercando anche lui nuove alleanze, nuove amicizie. Era una politica, quindi non era, diciamo, era perdente nel senso che aveva meno possibilità di alleanze rispetto a loro, questo. Certamente. E in questo senso intendevo. Sì. Senta, lei ha dichiarato pure che in Cosa Nostra
diventò notorio dopo che Bontade a lei comunicò che era stato Bagarella a uccidere Boris e Giuliano, lei ha dichiarato poc'anzi che questo fatto, cioè che Bagarella fosse l'autore dell'omicidio, diventò notorio in Cosa Nostra. Lei può puntualizzarmi quando cominciò a diventare notorio in Cosa Nostra? Io ricordo, ecco... Sì. Lei ricorda, scusi se la interrompo, lei ricorda quando fu fatto l'omicidio? Sì, io ero latitante quando fu fatto l'omicidio. Sì, è un fatto storico, glielo posso dire pure io. No, lo ricordo, nel 79, non ricordo esattamente se era maggio, non mi ricordo... Era luglio, era il 21 luglio del 79. Non mi ricordo esattamente, io mi trovavo a villeggiare addirittura, a villeggiare a Ciabbia. Io poi apprese, notorio sento dire, che poi questo discorso è stato divulgato insieme a Cosa Nostra. Sì, ma poi quando? Dopo quanto tempo? Dopo poco tempo, subito? No, io poi è stato divulgato dopo molto tempo, quando si parlava di più delle qualità, delle doti di Bagarella, di Pino Greco Scarpa e degli altri. Anche poi si parlava quando soprattutto Pietro Marchese era uno di quelli che... si era aggregato a Bontade, che rappresentava il gruppo perdente. All'interno del carcere poi ho saputo da molte fonti, da Vincenzo Pucci e da altri, che l'omicidio era stato commesso da Luca Bagarella e dagli altri. Cioè, poi non si nascondeva più questo episodio, certo non si andava a divulgare a chiunque, ma era notorio in seno all'ambiente di Cosa Nostra, o comunque di quelle persone che avevamo stretta amicizia, si sapeva questo fatto. Ho capito. Purtroppo l'ambiente di Cosa Nostra è un ambiente particolare, non è che un omicidio diventa notorio, pubblico, nonostante uno è soldato, ha dei rapporti anche con un rappresentante, con un capomandamento, e nella stima, nel rispetto, nell'amicizia, a volte si può parlare anche di quello che non si potrebbe parlare per le regole, e allora si revocano certi fatti anche per dare maggiore importanza al personaggio, per esempio Bagarella, che è un personaggio che, avendo commesso un omicidio di una persona dello Stato, come in questo caso Boris Giuliano, certamente erano dei gradi, tra virgolette, che venivano messi nella sua personalità. No, non era lo stesso di aver ammazzato uno che aveva fatto uno scippo, che aveva fatto una rapina, un delinquente. Era certamente un omicidio che veniva collocato negli omicidi eccellenti, e chi l'aveva commesso aumentava di prestigio in seno a Cosa Nostra. Certo. Lei sa se Salvatore Contorno ne era a conoscenza di questo omicidio? Io potrei supporre di sì, ma non è che posso affermare con certezza se lui era a conoscenza. Ma lui faceva parte, diciamo, della stessa famiglia, era alle stesse dirette dipendenze come me col Bontade, ma io non posso certamente asserire se lui è stato a conoscenza o meno. Sì, sì, infatti io volevo chiederle soltanto se lei aveva avuto occasione di riparlarne, di discutere dell'argomento con Tommaso Salvatore. Sicuramente sì, ma non riesco a ricordare adesso. Ho capito. Perché non è il singolo episodio. Certo. Senta, un'altra domanda volevo farle. Lei ricorda e ha conoscenza che prima di questo omicidio c'era stata una rapina presso la Cassa di Risparmio a Palermo e un omicidio e l'omicidio di un metronotte? Ne ha conoscenza? Sì, se non ricordo male, gli autori erano Spitaleri, Pietro Marchese, Pino Greco Scarpa e Giovannello Greco. Sa se chi condusse le indagini e dove portarono soprattutto le indagini in argomento? Cioè verso quali famiglie? Tutto l'itinerario. Se lei ne ha conoscenza. Tutto l'itinerario di questa vicenda non la ricordo. Io ricordo che loro erano stati coinvolti in questa rapina. Loro chi? Li vuole ripetere i nomi? Sì, Spitaleri, Giovannello Greco, Pietro Marchese e Pino Greco Scarpa. È in grado di dire a quale famiglia di mafia appartenevano queste persone? Pino Greco a Ciaculle, Giovannello Greco a Ciaculle, Spitaleri era stato condannato anche a Ciaculle, e Pietro Marchese Corso dei Mille. Sì. Lei ricorda se con
col killer sostanzialmente, chi c'era con Bagarella? Lei ha indicato dei nomi poc'anzi. Sì. Scusi, che sarebbero stati con Bagarella al momento dell'omicidio. Ricorda se c'era qualcun altro? Ecco, a me mi sfugge perché per commettere un delitto, sì, non solo questo che è un delitto eccellente, ma comunque qualsiasi altro delitto, certamente necessita una situazione logistica per garantire eventuale arrivo della polizia o comunque situazione di controllo per garantire la fuga. Certamente quando io dico Luca Bagarella commise l'omicidio, Pietro Marchese e Pino Greco Scarpa erano anche loro lì, non si limita certamente a loro tre. Sicuramente ci sono altre persone che stanno a guardare o comunque pronte a intervenire eventualmente per l'arrivo di una polizia o una qualcosa che non vada bene, quindi ci sono altre persone. Io non sono sicuro nei miei ricordi perché è passato moltissimo tempo. Se non ricordo male, in quell'omicidio ha partecipato anche una persona della famiglia della noce, ma non mi ricordo onestamente adesso i fatti. E qualcuno della famiglia di Altofonte lei ha ricordo che ci sia stato? Ha partecipato? No, non mi ricordo. Non la ricorda. Non mi ricordo. Lei sa se Bentivegna Giacomo ha partecipato a questo delitto? Una domanda suggestiva, non si può dire. Non mi ricordo. Non si ricorda. Io ho finito, grazie. Il controinterrogatorio si possono fare pure delle domande suggestive, avvocato Romano. Nel controinterrogatorio si possono fare anche delle domande suggestive. Io non ho detto, dica che c'è, che c'era pure. Ma facendo il nome già si suggerisce implicitamente la quella che la risposta è stata adeguata, cioè non lo sa, non se lo ricorda. Quindi si vede come si è avrebbe potuto rispondere in maniera diversa. Ma quando lo interrogo io non si suggerisce. Valutiamo la domanda dalla risposta. Avvocato Romano. Un attimo solo. Prego. Ma lei, dopo l'omicidio del dottore Boris Giuliano, parliamo del luglio del 79, non ha mai più visto Bagarella? Sì. L'ha visto? Sì. Poi a me mi arrestano il 2 dicembre dell'80 e io incontro Bagarella in carcere, e ci siamo visti moltissimo in carcere, quindi diciamo il nostro contatto, diciamo i nostri rapporti poi si intraprendono in carcere da quell'epoca in poi. Io frequentavo lui prima del 79, durante quel periodo lo vedevo, ma dal 79 dopo questo omicidio poi io vengo arrestato il 2 dicembre dell'80. Beh, in cui ci sono sei mesi, esatto. Non l'ha mai visto in qui? No, in quel periodo non mi ricordo se circa io... Circa sei mesi, anzi un anno e sei mesi, sì, circa. Io non mi ricordo se in quel periodo... Comunque l'ho visto, anche perché lui fu arrestato nel 79, lui fu arrestato credo nel 79. Comunque la mia domanda era questa, non avete avuto mai occasione, voi due, proprio personalmente, di parlare di questo episodio? No, io sono stato anche in cella con lui, con Luca Bagarella, nella stessa cella, abbiamo condiviso la stessa cella. Diciamo non abbiamo avuto mai, anche perché poi ci sono state... fatti molto più grave, anche se questo è un fatto gravissimo che riguarda l'opinione pubblica e lo Stato, per quanto concerne la struttura di Cosa Nostra ha subito dei danni o comunque delle situazioni gravissime, quindi questa situazione per noi non era di tanto rilievo perché era successa la guerra di Cosa Nostra, era stato ammazzato Bontade, Inserillo, c'era stato lo sterminio di tante persone, allora certamente non andavo a dialogare col Bagarella discorsi che non riguardavano la struttura o che riguardavano la guerra di Cosa Nostra. Ma lei che Bagarella lo conosce bene, è un tipo che si vanta delle sue azioni oppure è un tipo chiuso? No, e non... No, è un tipo molto chiuso, è un tipo cupo. Confidenza o non dà confidenza agli altri? Sì, dà confidenza, però è un tipo molto riservato. Come tutti, lui viene da quella scuola e questo gli fa merito, nel senso di questa riservatezza, quella scuola nel senso della sua famiglia di Colleone, dalla scuola di Luciano Ligio, dalla scuola di Salvatore Reina, dalla scuola di riservatezza, da quella scuola che loro non presentano come facevamo noi cittadini e nelle famiglie del palermitano, che magari a volte in presenza di Totò Riina o di un altro
per così per dimostrare che quel ragazzo che è vicino e si trova accanto era stato combinato in modo d'onore, loro in questo sono strettamente riservati. Loro si conoscono solo quegli elementi che di volta in volta si trovano in certe situazioni a contatto con gli altri, ma difficilmente loro hanno divulgato tutti i loro appartenenti a quella famiglia. Ecco, sono molto riservati. Ho capito. Avvocato Romano. Signor Marino Mannoia, lei ha detto che l'omicidio Giuliano è stato deliberato dalla Commissione. Sì. E Bontade, quando venne deliberato questo omicidio, era presente o no, materialmente? Io non lo so, so solo che Bontade mi disse a me che lui non sapeva niente in precedenza di questo omicidio e comunque era contrariato. E chi lo avrebbe detto se non era presente? Poniamo la ipotesi che non fosse presente. Se non era presente, Bontade le riferì da chi aveva saputo della consumazione dell'omicidio? Bontade era sempre un membro della commissione. Bontade in qualsiasi momento andava da Michele Greco, dopo che si verificavano queste circostanze che non erano in regola, e andava a chiedere quindi soddisfazione. Lei sa per certo che venne avvertito da Michele, informato da Michele Greco, o lo suppone? Mi faccia le domande, diciamo, un attimino più diciamo indirizzata alla risposta. La prego. Mi pare che più indirizzata di così. Cioè, lei ha detto che Bontade avrebbe saputo dopo perché non ne sapeva niente. Oh, e allora io le dico, le riferì, è una domanda precisa, inequivocabile. Le riferì Bontade da chi aveva appreso della consumazione dell'omicidio? Lei ha risposto, andava da Michele Greco e quindi poteva sapere. Andava da Michele Greco è un fatto che lei conosce, ovvero è una supposizione che lei fa? Avvocato, sarà la sua voce, forse così penetrante, che mi sta facendo un po', diciamo, confondere un attimino le idee. Bontade, parliamo dell'omicidio in questione, non divulghiamo certo. ad altri omicidi. No, parliamo dell'omicidio. Ma mi fa rispondere o mi accavalla con la sua voce così possente, avvocato? Mi scusi. Prego. Il Bontade faceva parte della commissione, come ho detto, ma in alcuni casi Bontade non era stato previamente avvertito. Ma certamente io appresi quel delitto da Bontade e dei partecipanti che l'avevano commesso, ma non sono stato lì a misurare o a puntarmi in un taccuino se Bontade me lo disse 10 minuti dopo il delitto o l'indomani del delitto. Io so solo che Bontade, dopo questa situazione che lui non era presente alla commissione e che era amareggiato di questa situazione, il Bontade, so per esperienza perché lui me lo raccontava, che andava da Michele Greco, e tant'è vero che una volta ha litigato di brutto, e proprio Giuseppe Di Maggio, il rappresentante di Bancaccio, si è messo da tramite per fare pace a lui e a Michele Greco. Io non mettevo in taccuino i secondi quando me l'ha detto, quando Bontade andava poi da Michele Greco. La mia domanda non era questa. La pongo io adesso, la sua domanda. Presidente, sì, perché siccome lo disturba la mia voce, fa benissimo. Non è che disturba la sua voce, forse. Senta, l'avvocato desiderava sapere se Bontade, nel riferirle della decisione di eliminare il dottore Boris Giuliano da parte della commissione, ma non era stato invitato, diciamo, a partecipare, sì, a questa risoluzione, avrebbe appreso questa notizia da Michele Greco. Questo voleva sapere. Sì, certamente lui ha preso la notizia dei componenti del delitto da Michele Greco, perché certi delitti, certe deliberazioni della commissione vengono anche deliberati i componenti che devono far parte all'omicidio in se stesso, all'omicidio deliberato dalla Commissione. L'apprendeva certamente dal Michele Greco. L'apprendeva o lo ha appreso? È una supposizione o è qualche cosa che gli ha riferito Bontade? No, quello che mi ha detto Bontade, per l'esperienza diretta di Bontade nei colloqui con Michele Greco. E lo ha detto Bontade? A lei risulta?
Sì. Stefano Bontate ha ricevuto questa notizia da Michele Greco. Michele Greco, che era il capo commissione. E Bontate aveva il diritto di andare dal capo commissione a chiedere Conte ragione o comunque avvocato Romano, a giustificare il perché. Bisogna necessariamente, per comprendere compiutamente le risposte, immergersi nella situazione che il signor Mannoi ha in testa, perché viveva quel clima lì dove noi non c'eravamo. Ecco, questo è il Presidente, ma io non ho elevato nessuna critica. Non era un problema di critica. Cioè il problema, cioè, Mannoia dice, se c'è un capo commissione, un membro della commissione che non è stato invitato a partecipare a una decisione, da chi può andare a chiedere che cosa è successo? Vada al capo commissione. Quindi è una deduzione logica. Come il che vada al generale. Quindi è una deduzione logica che lui fa. La mia domanda era questa. Non ha detto che era una deduzione logica, ha detto che così è stato. Ah, così è stato. Desideravo ancora sapere, nel luglio del 79... erano buoni i rapporti fra il cosiddetto gruppo vincente e il cosiddetto gruppo perdente di cui faceva parte il Bontate o no? Ma la può porre tranquillamente alla domanda suggestiva. Avvocato Miglio, mettiamoci in testa una cosa. Nel controinterrogatorio le domande suggestive sono ammesse, non sono ammesse nell'interrogatorio diretto. Risponda alla domanda dell'avvocato. Ecco, ci sono stati diversi periodi in seno a Cosa Nostra, diversi momenti di una politica, di assestamento, di situazione alla ricerca di nuovi alleati, di rimuovere alcune persone. Anche quel periodo di cui parliamo, del 79, va inquadrato in quella filosofia, in quell'atteggiamento dei colleonesi nei confronti di Bontate, di adoperare un certo loro comportamento certamente negativo nei confronti di Bontate. Ma faccio presente che da lì a poco poi avviene una specie di chiarimento, Bontate viene eletto a tutti i pieni voti e fanno parte di quella elezione Pino Greco Scarpa, che odiava Bontate, e Nicola Greco, che aveva preso il capo dei capi di Cosa Nostra. Ecco, sono stati dei momenti che hanno avuto degli alti e bassi, che continuarono fino a quando poi Bontate non venne eliminato, ma non è che si sfidavano a duello, c'era una situazione politica all'interno di Cosa Nostra che tendeva a Bontate a metterlo in minoranza, a volte pacificavano, chiarivano certi comportamenti, a volte magari avevano dei piccoli scontri verbali, ma certamente non si era ancora passati alle armi, ma era una situazione controllabile. Proprio nel giugno del 79 erano buoni o nel luglio del 79 erano buoni o erano cattivi? Questo solo. Ecco, dire buono o cattivo è sbagliato, avvocato, non posso rispondere. Se sono cattivi siamo in guerra. E in guerra non ci siamo. Se sono buoni, allora vi è un assetto al rapporto di alleanza e Bontate dovrebbe sapere tutto quello che succede. Vi era una situazione così, diciamo, diplomatica, come non lo so come dire, una situazione di rapporti di sfumatura. Di guerra fredda, diciamo. Esatto, diciamo. Ma certo, quando si incontravano c'erano i salamalicchi, ciao come stai, che si dice, si abbracciavano, e tutto era anche il bluff, l'inganno è l'arma di Cosa Nostra. Non è il dirsi spacciatamente io a te prima o dopo ti devo ammazzare, o tu non mi stai bene perché sei Stefano Bontate e puoi dare fastidio perché hai influenza su tanti altri, un domani ci puoi mettere a noi in difficoltà. È la stessa politica che c'è nel governo e in Cosa Nostra, solo che Cosa Nostra a un certo momento spara e determina una guerra, mentre nel governo per fortuna si dialoga fino a quando non si trova una linea utile per tutti. Senta, diplomatici e politici, che cosa significa? Che erano in effetti cattivi, ma si mascherava come se fossero buoni, insomma. Si simulava che fossero buoni, si salvavano le apparenze, ecco questo, ho capito questo io, no, bene o no? Purtroppo c'è una grossa laguna, nel senso, ma per fortuna per chi mi ascolta naturalmente,
e per sfortuna per chi ha fatto parte di quella struttura, non è facile dare una spiegazione a queste diciamo, situazioni che ruotano intorno a questa politica, chiamiamola, di assestamento della struttura. Un uomo d'onore stesso e difficilmente vi può spiegare a che cosa significa in particolare. Io vi posso spiegare con parole povere. Bontade aveva i suoi alleati, aveva Salvatore Inserillo, aveva Gigino Pizzuto, aveva Calderone, aveva quell'altro. Ecco, mentre i Colleonesi avevano Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino, questo e quell'altro. Allora si tendeva da parte dei Colleonesi a mettere in minoranza al Bontade, nel senso che non informandolo a volte di certe situazioni, essendo lui componente della commissione, lo mettevano in difficoltà a lui nel dire a prospetto a chi lui rappresentava, il suo mandamento, comunque gli altri che non facevano parte della commissione, alla specifica domanda: Stefano, ma ne sai parlare tu dell'omicidio del dottor Giuliano? E Stefano doveva dire no, ma non ho detto niente. Ecco la cattiva figura. Poi Stefano andava dal suo capo commissione Michele Greco e andava in tutte le furie a dire: ma Michele Greco, signor Michele Greco, io faccio parte della commissione, come mai non sono stato avvertito di questa situazione? Allora Michele Greco, con le sue dolci parole e situazione, cercava di porre rimedio a questa situazione e dire: senti Stefano, è stata una situazione che avevamo discusso con Totò Riina, questo e quell'altro, sì, certamente t'avremmo a te informato, ma comunque si tratta di un sbirro, di un poliziotto, o bene o male tu saresti stato lo stesso d'accordo. Si spiega tutti sti palliative, non sono facili. Continua, avvocato. Non otterrei che altre circolloquzioni, quindi rinuncio a fare altro. Va bene, allora l'esame è terminato. Lei si può accomodare. Signor Marino Mannoi, stiamo trattando adesso il processo nei confronti di Bagarella Leo Luca, che è imputato dell'omicidio del vicequestore Boris Giuliano, avvenuto il 21 luglio del 1979. Lei è stato indicato per l'esame dal pubblico ministero, quindi sarà lui per primo che le rivolgerà le domande. Lei, come al solito, ha la facoltà di rispondere o di non rispondere. No, intendo rispondere. Il suo difensore è l'avvocato che precedentemente, sì, nell'altro processo l'ha assistita, che si chiama, mi è sfuggito il nome, chiedo scusa. Foresti.